fare il trittico avevo messo la più difficile. Paradossalmente sì, perché le altre due sono partite in cui tu vai e ti giochi la tua gara senza fare dei conti. In casa sappiamo tutti cosa vogliamo, ma incontriamo una squadra molto tenace, molto tosta, giochiamo tre partite ravvicinate, abbiamo tutta questa serie di situazioni internazionali, squalifiche e infortuni, e quindi è assolutamente la gara più difficile di questo trittico e dobbiamo veramente essere molto molto bravi. Non solo buttare il cuore oltre l'ostacolo, dobbiamo ragionare molto, c'è una partita in cui dobbiamo essere bravi a far tutto, perché se perdi equilibrio e poi l'episodio potrebbe poi determinare tutto, come è successo con la Lucchese. Però se dovesse succedere, mi auguro assolutamente di no, ma se dovesse succedere voglio che la squadra reagisca in maniera diversa, perché noi saremo squadra solo, lo ripeto, quando rimonteremo una situazione di difficoltà, solo allora, perché fino adesso o sei andato in vantaggio o ti hanno ripreso, poi l'hai gestita, anzi l'hai subita, le ribaltamenti, quando siamo andati sotto non l'abbiamo più messa a posto. Quindi io credo che per essere veramente squadra, essere veramente fuori, noi dobbiamo riuscire a venire fuori da una situazione del genere. Certo non la creeremo, ma se succede dobbiamo essere bravi lì. Il turnover lo faremo in certe zone del campo dove abbiamo più soluzioni e dove tendo di tenere tutti motivati e freschi. E su quello che riguarda la disposizione in campo cercherò di utilizzare, farò qualche adattamento mantenendo i principi che abbiamo fatto anche in queste partite qui, compresa l'ultima, ma che ci dia la possibilità poi di variare il modulo durante la gara senza utilizzare i cambi, quindi creare degli adattamenti. Non sarà semplice, però ho chiesto disponibilità ai ragazzi e da quel lato lì loro l'hanno data sempre a me, l'hanno data anche a gestione precedente, quindi loro da quel lato lì sono inappuntabili. Mi fa piacere, io sono un sanguigno, quindi non ho calcolato nulla, ho visto che erano in tanti, per noi era, per me personalmente, ma per la squadra tutti era uno sbloccare una situazione, e quindi si dà via libera alle emozioni lì non si fa calcoli, non si fanno calcoli, non si gestisce nulla. Su queste cose qua, su di me, su queste cose a volte ne ho sentite tante, sono troppo esagerate, io faccio quello che sento. Se tu devi essere così, se sei così sempre, alla fine sei coerente. Il fatto che se non ci vado non vuol dire nulla, vuol dire che in quel momento là non sento l'emozione di farlo, ma non perché non sia felice, perché magari in quel momento sono riuscito a gestirla. Con l'Alessandra non sono riuscito a gestirla e quindi è andata così. Se è piaciuta va bene, ma non è una cosa che faccio per imbonirmi niente. Io voglio che la gente della squadra e di me e dei dirigenti si innamori per quello che facciamo, che per quello che giochiamo, per quello che diamo, non per l'esultanza o i comportamenti che abbiamo. Dobbiamo conquistarli con quello che facciamo.